Soggetto abbiamo incontrato per caso su un articoletto letto su Internazionale e ci ha affascinato subito l'idea di, all'inizio abbiamo intravisto l'idea di poter lavorare su una forma di razzismo al contrario, se vogliamo, rispetto a quelle che sono abituati a vivere. E dopodiché abbiamo ovviamente ricercato tutte le notizie, oltre tutte le notizie anche, abbiamo fatto un lavoro bibliografico più ampio possibile per quanto fosse nelle possibilità, perché l'argomento non è così conosciuto, divulgato, discusso e studiato. Per cui ci ha affascinato sempre di più perché la figura degli albini ci sembrava riassumesse la condizione esistenziale degli albini, riassumesse in sé diversi paradossi contemporaneamente. Il primo, la difficoltà di nascere nei confronti della natura, quindi di nascere in un posto e avere delle caratteristiche completamente contrarie alla vita di quel posto, poi un paradosso metafisico nel nostro documentario viene anche fuori il fatto che alcuni albini stessi si pongono il problema su chi siano veramente. Loro sono identificati dalla maggior parte dei tanzaniani come degli esseri magici o semidivini o inferiori all'umanità e loro stessi vivono questo dramma che possiamo definire metafisico. Poi c'è ovviamente tutta la problematica sociale, quindi era affascinante affrontare tutto questo in un contesto nel quale si aggiungeva anche il paradosso, se vogliamo, dell'economia di mercato, quindi di un uomo che ha la consapevolezza di avere che il suo corpo ha un valore economico diretto. È un film a suo modo molto particolare, racconta una situazione estrema all'interno di un contesto estremo, all'interno di un mondo molto particolare, quindi a suo modo è assolutamente unica e particolarissima. Ovviamente è qualcosa di assoluto in altro senso, almeno per noi è stato avvicinarci a loro, è stato questo. Da un lato forse quasi inconscio, un albino africano è qualcosa che per noi aveva qualcosa di estremamente cinematografico, qualcosa che in un qualche modo si connotava già come qualcosa che poteva essere raccontato in video. D'altro canto noi abbiamo spesso lavorato con delle forme di emarginazione, di quelli che vengono detti gli ultimi piuttosto che gli esclusi. Insomma, ci si avvicina anche a loro perché loro sono gli ultimi degli ultimi degli ultimi. Ci abbiamo lavorato un anno e quindi ricostruire tutti i vari passaggi è molto complesso. Volevamo una camera che stesse molto attaccata ai soggetti e che li seguisse, quasi li pedinasse nella loro quotidianità. E poi parlavi dell'uso dei dettagli. Ci sembrava che potessero spezzare in qualche modo la continuità ricostruendo un contesto, ricostruendo il contesto, questa è stata la scelta. Ovviamente in fase di preproduzione abbiamo avuto diverse fascinazioni. Non ultimo Kubelka, per certi aspetti, anche probabilmente per
la distanza da un certo modo di vedere l'Africa, se vogliamo anche in una forma pietistica, e quindi abbiamo scelto, ecco, questa modalità. Il fatto di pedinare, per esempio, ci sembrava molto importante per diversi aspetti. Perché? Perché sono dei momenti, gli spostamenti da un posto all'altro, in cui gli albini sono molto vulnerabili, si trovano di fronte alla possibilità di essere aggrediti in ogni istante, di non avere la possibilità di nascondersi. Mai. Personalmente io sono molto legato a Belatar, che tratta sempre di temi assoluti, esistenziali, ma li cala sempre in un micro contesto e lo fa attraverso le dinamiche del noir. E quindi credo che sì, forse in modo non estremamente consapevole, ma questo sia stato se non un punto di partenza, un accompagnamento costante sia durante le riprese che ancora di più durante il montaggio. Il fatto stesso di seguire da dietro, soprattutto da dietro con la camera, delle persone che camminano, è stato anche quello, è stato un modo di raccontare attraverso una grammatica che desse da un lato la partecipazione più diretta allo spettatore col fatto di sentirsi